Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video speciale che arriva a metà di questa settimana e che voglio dedicare, anche se un po' in ritardo, alla grande arte di questo protagonista della musica italiana che è Stefano Dorazio. Allora, Stefano Dorazio, sappiamo appunto la sua recente scomparsa, voglio dedicare a lui questo vlog per ricordare assolutamente la sua arte e conoscerlo più nel profondo, al di là dei Pooh, perché ha avuto una carriera anche da solista e ha fatto tante cose anche da solo. E quindi io volevo raccontarvi un po' la storia di Stefano Dorazio, la sua musica e il suo impegno nell'arte dello spettacolo. Oggi vi racconto la storia e l'arte di Stefano Dorazio. Stefano Dorazio nasce a Roma il 12 di settembre del 1948 e muore sempre a Roma il 6 novembre del 2020. È stato un batterista, un paroliere, un cantante e un regista italiano. Batteria, voce, flauto, traverso, dei Pooh dal 1971 al 2009. Poi nel 2015 e nel 2016, in occasione della reunion per il cinquantennale del gruppo, è stato un autore di parte dei testi delle canzoni del gruppo, del quale in seguito è divenuto anche responsabile manageriale. Allora, Stefano Dorazio è nato e cresciuto nel quartiere romano di Monteverde e inizia a suonare la batteria acquistata di seconda mano con Elvira Valdevit e sin dagli anni del liceo con il proprio primo gruppo che si chiamava The Kings, dal nome del complesso dal quale acquistò la batteria, di ispirazione beat. La band cambia poco dopo il nome, si chiameranno The Sunshines, e inizia a esibirsi in un locale di periferia romana, suonando unicamente pezzi strumentali degli Shadows, in quanto non avevano i mezzi per procurarsi un impianto voce, perciò suonavano e basta. Con questo gruppo, inoltre, Stefano Dorazio esordì come paroliere, scrivendo il testo di una canzone che si intitolava Ballano Male. Terminata questa iniziale esperienza, Dorazio si arrangiò facendo per un breve periodo la colonna sonora allo spettacolo Underground per percussioni e voci Osram di Carmelo Bene e Cosimo Cinieri, organizzato nel locale Beat 72. Successivamente entra nel gruppo Italo e il suo complesso, che poi fu rinominato i Naufraghi. Anche quell'esperienza fu di breve durata, così aprì a Roma due cantine club locali all'interno dei quali si esibivano gruppi inglesi reduci dal palco. A tale attività associò quella di turnista presso la RCA, potendo così pagare parte delle cambiali e l'acquisto di una batteria. Per autofinanziarsi e non pesare sul bilancio familiare, Dorazio fece anche la comparsa in molti film a Cinecittà. Grazie anche all'intercessione dell'attore Marcello Di Falco, e fece parte di molti film come Rita, la figlia americana, Capriccio all'italiana, anche nell'episodio Il mostro della domenica, che recitò addirittura insieme a Totò, e poi tanti altri film ancora per riuscire, insomma, a tenere su il bilancio in qualche modo. Successivamente fa parte anche dei Planets, poi di un gruppo che si chiamavano Ipataxo on the Others e infine di Il Punto, con il quale collabora alla colonna sonora di un film che si chiamava Ettore lo Fusto, di cui viene estratto proprio un 45 giri di cui fa parte. L'8 settembre del 71 entra ufficialmente a far parte dei Pooh, in seguito all'uscita di Valerio Negrini, che poi si occupò da lì in poi soltanto della scrittura di testi di canzoni del gruppo. La band già conosceva il batterista romano e, nonostante le ritrosie del produttore Giancarlo Lucariello, lo accolse. Dopo una settimana di prove a Roma, dal successivo 20 settembre esordisce con una serie di serate di rodaggio in Sardegna. La prima canzone interpretata da solista nei concerti dal vivo è stata Tutto alle tre, ereditata dal suo predecessore Negrini. Stefano Dorazio, oltre alla parentesi dei Pooh, che sorvoliamo chiaramente perché la storia dei Pooh è ancora in essere, perciò la racconteremo,
in un'altra occasione, ne parliamo principalmente di lui. Nel 1975 fu ingaggiato dal produttore Giancarlo Lucariello per scrivere tutto l'album d'esordio di una cantante nuova che già aveva avuto comunque un passato discografico, ma qui fa uno dei suoi grandi lanci. Sto parlando di Alice, che arriva con l'intero album La mia poca grande età, e l'intero album, 11 tracce, viene scritto interamente da Stefano Dorazio. Nel 77, insieme a Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Valerio Negrini, danno vita a un gruppo che si chiama Mediterraneo System, che inciderà soltanto un 45 giri. E nel 78, sempre per Alice, firma 3 canzoni per l'altro album, il suo secondo, che si intitola Cosa resta un fiore. Con la fondazione dell'etichetta First nell'83 inizia a occuparsi anche di progetti collaterali. Aipu produce l'album solista di Roby Facchinetti, produce tante altre cose, tipo ad esempio, che so, il progetto di Roberta Voltolini, Lena Biolcati, che tra l'altro sarà importante per la sua vita, perché non soltanto la produrrà come artista, ma sarà anche la sua compagna per molti anni, e per lei scriverà un capolavoro, cioè Grande grande amore, che sarà la canzone che la farà vincere fra le nuove proposte nel 1986, e prenderà molti premi fra l'altro questo disco. E non soltanto questo, farà altre cose, come ad esempio il musical Pinocchio, collaborerà con Lena Biolcati anche per la realizzazione di testi di musical di Manuel Frattini, la gestione anche di una scuola di musica. Insomma, sono tantissime le cose che fa da solo, appunto, al di là dei Pooh. Realizzerà nel 2010 il musical Pinocchio di Saverio Marconi, nel 2011 lavora su Viva Zorro, nell'estate del 2013 affianca nuovamente Saverio Marconi per il musical Cercasi Cenerentola, nel 2017 scrive testi delle canzoni Inseguendo la mia vita e Arianna per un album che si chiama Insieme, di Roby Facchinetti e Riccardo Folli. A settembre del 2018 pubblica il suo secondo libro, che si intitola Non mi sposerò mai. Insomma, tutti questi progetti, sono molti i progetti della fine degli anni fra il 2015 e il 2020, che poi vedranno luce soltanto nel 2020. Usciranno dopo appunto il lockdown, ecco, se così vogliamo chiamarlo, del marzo del 2020. Il 12 di settembre del 2017, il giorno del suo 69esimo compleanno, sposa con rito civile la compagna Tiziana Giardoni, con la quale conviveva dal 2007. Non aveva figli, ma ha cresciuto e qui ha considerato come figlia effettiva, come essere suo padre, anche se poi in realtà non era sua figlia, Silvia Di Stefano, che sarebbe la figlia in realtà di Lena Biolcati. In cura dal 2019 per una forma di leucemia, era in via di guarigione e al lavoro su molti progetti. Quando nell'ottobre del 2020 ha contratto il Covid-19, dopo una settimana di ricovero presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, è deceduto la sera del 6 novembre del 2020 a 72 anni. Il 9 novembre si è svolto il corteo funebre dal Campidoglio fino alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, dove si sono celebrate le esequie. Riposa adesso nel cimitero di Maccarese accanto ai genitori. Nel dicembre del 2020, per volontà di sua moglie Tiziana Giardoni, verrà pubblicato il suo primo romanzo per la Corte Editore, che si intitola Tsunami. Questa era la storia e l'arte del grande Stefano Dorazio. E abbiamo volutamente sorvolato tutta la parentesi Pooh, perché la storia di Pooh è una storia che ho voluto tenere a parte, perché Stefano Dorazio ha fatto musica, ha fatto arte indipendentemente anche dal gruppo. È stato un autore di canzoni bellissime. Dovresti andare a ascoltare un po' tutto il repertorio di questa grande cantante, che è Lena Biolcati, che nel periodo in cui ha realizzato la musica pop, perciò ha fatto la sua carriera da cantante pop con Festival di Sanremo, Festival Bar, cose varie, insomma ha fatto veramente tanti, ha partecipato a tante manifestazioni,
ha cantato tante canzoni, ha fatto tanti album, quasi tutti interamente prodotti e scritti da Stefano D'Orazio, che all'epoca era anche il suo compagno, delle canzoni davvero belle. Poi con la voce della Lena erano ancora più belle, perché interpretava i pezzi veramente molto molto bene. Era una coppiata artistica vincente, non soltanto nella vita ma anche appunto musicalmente parlando. Oggi ho voluto raccontare la storia, l'ho fatto un po' in ritardo e per questo mi dispiace, ma ho voluto lavorarci un po' più profondamente per riuscire a dire in poco tempo tanto di tutto quello che ha fatto e il tesoro, ecco, prezioso che ha lasciato alla musica, allo spettacolo, anche al cinema. Insomma, ha fatto delle opere d'arte in tutte le direzioni, di questo grande artista che appunto è stato Stefano D'Orazio. Vi ringrazio di aver seguito questo vlog e di averlo chiaramente guardato fino in fondo, e è stato un modo, insomma, per ricordare e per omaggiare nuovamente Stefano D'Orazio. Grazie per la visione, alla prossima volta.